Esistono oggetti che nessuno mai dovrebbe tenere in casa, in quanto maledetti, carichi di energie negative e per questo portatori di sventure. Andiamo a scoprirne qualcuno. Il CROP, Centro di Ricerche Operativo sul Paranormale, si occupa, tra le tante altre cose, di aiutare certe persone e famiglie a risolvere i loro problemi di natura paranormale. Anni fa, per esempio, un uomo richiese il nostro aiuto, in quanto diceva di avere dei folletti in casa che lo facevano impazzire. Avevo già spostato il mobile tutto avanti, è uscito fuori una manina. E poi 3 settimane di caccia qua dentro. Prima pensavo che erano i ladri, poi effettivamente. La mattina per dire mi sono alzato, qui per terra c'era tutta una roba con un sacchetto, si è spostato il sacchetto da solo, così. Tornavo poi alla porta della cucina, andavo via con la porta lì, la chiudevo sempre e tornavo sempre aperta. Questa porta qua, vedi, questa qua. Sembra aperta, dice, ma questa storia. In effetti, giunti sul posto, ci ritroviamo in mezzo al caos più totale. Mobili spostati, oggetti gettati per terra in tutta la casa. Pensammo subito a dei fenomeni di poltergeist, ma non era così. La mano da dove è uscita? Dietro È uscita così dal materasso. Dal materasso è uscita. Il braccio sarà stato, io ho visto un pezzettino tosito. Qua nella mano un pezzettino di manica bianca, tutta lunga. La mano era bianca. E poi le scarpe. Le scarpe. A me sembra di averle viste là sotto, tipo le scarpine delle bambole lì. Poi allo stesso tempo ha chiuso la persiana, faceva proprio questi movimenti veloci che mi faceva come se si voleva avvicinare, capito? Io correvo di qua, lui correva di là. Proprio velocissimo. Scatti, sai, tipo scatti, ma troppo velocissimi, capito? Durante l'indagine, la nostra attenzione cade su un orologio da taschino molto antico. Come potete notare voi stessi, al principio si trovava sul mobiletto bianco davanti al televisore. In una ripresa successiva lo vediamo invece sopra il televisore. Ma la cosa strana è un'altra. Guardate cosa accadde subito dopo. Chiunque dei presenti quella sera potrebbe averlo spostato sul televisore. Ma si vede chiaramente che nessuno in quel momento era vicino al mobile. Cadde da solo. Oltretutto, probabilmente sarebbe dovuto cadere per terra. Il proprietario ci disse di averlo trovato in un campo di zingari. A quel punto ce ne liberammo subito e da quel momento cessò ogni attività. Ho capito, certo. Cioè, voglio dire, ero qua, eh. Stavo registrando. Ogni oggetto può diventare pericoloso se interessato da energie negative. Per esempio, celebre è il caso del quadro del bambino che piange. In tutto il mondo ne esistono solo una trentina di stampe. Si dice che siano pericolose perché le abitazioni che ne ospitano una coppia spesso vanno a fuoco. Ogni volta, spento l'incendio, i pompieri trovano sempre tutto distrutto, tranne una cosa, il quadro maledetto. Io possiedo una di queste stampe. La trovai per caso, anche se si sa, il caso non esiste. E ammetto che in un paio di occasioni casa mia per poco non andò a fuoco. Ormai io e il bambino raffigurato abbiamo fatto amicizia. Almeno spero. Un'altra categoria di oggetti maledetti è rappresentata dalle bambole. Celebre è il caso di Annabelle, che ha ispirato una fortunata serie di film. Hollywood però in questo caso si è presa qualche licenza poetica, a partire dall'aspetto della bambola, molto più terrificante rispetto a quella originale. Ad ogni modo non è l'unica, esistono numerose altre bambole maledette. Ricordiamo per esempio la bambola Jolie, che ospiterebbe le anime di alcuni bambini morti prematuramente. Robert è un marinaio di stoffa, risalente alla fine del XIX secolo. Si dice che sia interessato da una maledizione voodoo. Anche Peggy è terribile, chiunque la guarda negli occhi rischia un infarto. Anche in lei dimorerebbe uno spirito inquieto. Nella tradizione voodoo, la bambola è un tramite che lo stregone usa per arrecare danno alla persona presa di mira. Per fare ciò, la bambola deve somigliare a questa persona e contenere al suo interno una parte del suo corpo, come dei capelli, per esempio. Tanto per intenderci, ne possiamo vedere una all'interno del film Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Anche le scatole di Book rientrano tra gli oggetti maledetti. Si tratta di contenitori sigillati da maghi esperti, contenenti spiriti nefasti e demoni.
Se aperti, le entità contenute al loro interno si liberano arrecando danno a chiunque abbiano intorno. Quindi se dovessero regalarvene una, evitate di aprirla. Qualsiasi oggetto può diventare un tramite, e questo non vale soltanto per le entità negative. I portafortuna, per esempio, solitamente sono pregni di energia positiva, per cui non fanno altro che del bene. Tali oggetti sono anche chiamati talismani. Possono portare benefici a chi li indossa. Anche gli amuleti svolgono una funzione simile a quella dei talismani. L'amuleto può proteggere chi lo indossa dalle malattie o altre sfortune. Quelli più pericolosi sono gli oggetti interessati da energie oscure e purtroppo sono molto diffusi tra chi pratica la magia nera. Nel mio libro, Anime Infinite, Infiniti Mondi, cito alcuni esempi di come agirebbero tali oggetti e dell'effetto che possono avere su vittime innocenti, fatture e maledizioni. Ci sono vari modi per capire se si è vittima di un simile sortilegio. Prima di tutto vi sentirete stanchi, tristi, arrabbiati. Nei casi più gravi potreste anche cadere in depressione, vedere ombre scure in casa vostra, sentirvi toccare da forze invisibili che potrebbero anche portarvi a suicidio. Potreste anche essere ossessionati da qualche spirito. Per questo, prima di agire, occorre sempre sapere con cosa si ha a che fare. Ad ogni modo, esistono dei modi per difendersi da queste influenze negative. Prima di tutto, evitate di provare paura. È un'emozione normale all'inizio, ma non deve bloccarvi, non deve sopraffarvi. Dovete reagire. Cercare in casa vostra o addosso a voi eventuali tramiti di queste fatture, oggetti che potrebbero essere stati maledetti, che sono entrati nella vostra vita solo di recente. Potete anche pregare, se siete credenti, o procurarvi degli oggetti portafortuna per contrastare ogni possibile entità negativa, come oggetti appartenuti a persone che vi volevano bene e che ora non ci sono più. Potrebbero ancora contenere energia positiva, utile a difendervi. Tuttavia, la cosa migliore da fare è sempre quella di rivolgervi a degli esperti di paranormale. Prima di tutto vi consigliamo Anime Infinite, Infiniti Mondi di Giorgio Pastore. Questo libro contiene molte esperienze utili a comprendere certe dinamiche connesse alla sfera del paranormale. Qui si parla anche di maledizioni, fatture, oggetti maledetti e come difendersi da essi. In tal senso qualsiasi libro di Fulvio Rendel potrebbe esservi utile. In questa sede vi consigliamo quello di sua figlia, Alexandra Rendel, Magia e mistero della vita e della morte, Gangemi Editore. L'autrice accompagna il lettore in un percorso che dalla vita porta alla morte, ma parla anche di spiriti, di energie positive e di energie negative.